Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, buongiorno mia family e benvenuti ad un nuovo vlog. Mi avete chiesto di farne di più, quindi eccomi qua. Tra l'altro oggi faremo anche l'unboxing della nuova cosina che ho preso da Chanel. Se avete visto il mio vlog, il vlog precedente, siete stati con me alla boutique Chanel, abbiamo fatto shopping, quindi oggi vi faccio vedere quello che ho preso. Adesso mi preparo per uscire, anche se niente di che in realtà. Qui siamo ancora in pieno lockdown, ma devo fare qualche commissione in giro per il centro, devo andare anche a ritirare un pacchettino che hanno tentato di consegnare ieri ma non c'ero, quindi sperando che non sia molto pesante. Intanto facciamo un po' di skincare ragazzi, ho lavato il viso nella doccia e adesso applico gli idratanti. Inizio con il mio contorno occhi 3 azioni di Labcare Cosmetics. È un contorno occhi anti-age, molto idratante ed ha un effetto lifting istantaneo. Ha anche un effetto molto rinfrescante, quindi aiuta a sgonfiare le borse che come vedete la mattina non mancano mai. Poi vado ad applicare il mio super serum definitivo, questo lo conoscete ormai, è un prodotto che sto amando ed è il secondo flacone che sto utilizzando. Sono due prodotti in uno, la parte superiore sono oli naturali che vanno ad idratare la pelle, la parte inferiore invece acido ialuronico, anche lui va ad idratare la pelle e va a bloccare l'idratazione a lungo. Va sempre shakerato molto molto bene perché bisogna mischiare i due prodotti e si attiva la formulazione. Lo applico sia la mattina che la sera, sempre prima dell'idratante. Ne aggiungo ancora un pochino per il collo ed il décolleté. Poi idratante viso, vado ad applicare la crema viso oro sempre di Labcare Cosmetics. È pazzesca, è veramente veramente bellissima da vedere, e questa è una crema rigenerante e riempitiva, quindi se avete rughette va a riempirle e idrata anche molto bene senza ungere la pelle, quindi va benissimo anche se avete la pelle mista o grassa. Ok, adesso faccio assorbire per bene tutti i miei prodotti skincare, nel frattempo mi vesto e poi passeremo al make up. Come al solito per Labcare Cosmetics ho un codice sconto per voi che è KISS40, ve lo scrivo qua in sovraimpressione, vi dà diritto al 40% di sconto su tutto il sito Labcare, trovate il link diretto giù nel box informazioni. Ok, mi sono vestita, tra l'altro dovete dirmi come fate se avete gatti a non avere costantemente i loro peli addosso, perché per esempio ho preso questo maglione letteralmente lavato, messo in armadio, è già pieno di peli, ho accarezzato Denver 2 secondi e già pieno di peli. Comunque adesso mi trucco, facciamo un trucco veloce, leggero e poi esco. Nel frattempo è uscito anche un po' il sole, non so bene da dove sia spuntato perché come vedete ci sono dei nuvoloni neri che non promettono tanto bene. Però sì, c'è un pochino di sole. Primer vado ad applicare, questo di Diego Dalla Palma è il UV Daily Primer con fattore protezione 50, importantissimo da applicare, mi raccomando, so che ve lo dico sempre, però è uno dei segreti veramente per mantenere la pelle giovane, è una delle cause, anzi la causa di invecchiamento principale, cioè la causa principale di invecchiamento precoce della pelle è proprio l'esposizione al sole, quindi proteggiamo la nostra pelle. Adesso fondotinta applico sempre quello di Dior e il Forever Cushion, il pack di questo fondotinta è meraviglioso. Il prodotto purtroppo non mi fa impazzire perché nonostante sia un ottimo fondotinta, dà un effetto molto molto naturale, la durata è anche ottima, il problema è che ha una coprenza veramente un pochino troppo bassa per la mia pelle. Se avessi qualche brufoletto in questo momento non sarebbe in grado di coprirmelo. Di solito preferisco fondotinta un pochino più coprenti. Correttore applico il Boeing di Benefit. Questo è ottimo per il contorno occhi, ha un sottotono aranciato e va a cancellarmi le occhiaie blu. Ok, adesso cipria. Applico la Dr. Feel Good, sempre di Benefit. Applico anche l'illuminante, sempre dalla mia Cheek Stars di Benefit. L'illuminante si chiama Cookie. Uso spessissimo questa palette, quindi sicuramente la riconoscete. È una di quelle palette che vanno bene con qualsiasi tipo di trucco. Sul naso l'illuminante lo applico con il dito per
mettiamo un po' di illuminante su tutta la lunghezza del naso, ma insisto un pochino di più sulla punta. Adesso, sempre con il dito, illuminante anche sull'arco di Cupido. Mascara, applico il nuovo The Real Magnet di Benefit. Abbiamo già utilizzato assieme questo mascara e avete visto che mi è piaciuto molto. Giudicate voi, ragazzi, mascara, no mascara, cioè guardate che roba. Non mi aspettavo onestamente che mi potesse piacere più del Bad Girl Bang, ma sono lì lì, non so chi vince tra loro due, perché il Bad Girl Bang è sempre stato, da quando è uscito, il mio mascara preferito, comunque nella mia top 3, ma questo potrebbe veramente batterlo. Guardate che roba, ragazzi, cioè ho delle ciglia pazzesche, pazzesche. Sopracciglia applico l'Eyebrow Pencil di Banana Beauty e questa è in colorazione Shape Me Blonde. E poi per le labbra, ultimamente sto applicando solo matite, ma sono super comode, resistono a lungo, non sbavano, non mi vanno a finire sulla mascherina e oggi applico questa di Mellow Cosmetics e la colorazione è Ava. Fissiamo il trucco con il Hangover 3 in 1 Pesca di Too Faced. Trucco fatto, ragazzi, ditemi che cosa ve ne pare. Tra l'altro sto amando il colore di questa matita, lo trovo stupendo. E questo è l'outfit di oggi, ragazzi. Ho il maglione nero che avete visto prima, il teddy coat perché qui fa ancora molto freddo, ho questi pantaloni color cammello e i mocassini di Gucci che tutti odiate ma che io adoro. E come borsetta oggi la boy bag nera con dettagli dorati che non uso da un po'. Ok, pacchetto ritirato, sono stata anche alla posta e adesso sto andando verso la mia rosticceria preferita italiana, naturalmente vado a prendere qualcosina, su un pezzettino di pizza e qualcosina per stasera. E qui vi faccio vedere dove sto passeggiando. Tra l'altro qui, proprio qua, c'è la casa di Anna Frank, che già vi avevo fatto vedere. E qui sono sui canali nello Jordaan, che è una zona di Amsterdam. Qui c'è sempre una fila terribile per entrare nella casa di Anna Frank, ma adesso naturalmente è chiuso. Il sole, come potete vedere, se n'è andato, Sig. Anzi, se già non inizia a diluviare, sono fortunata. Eccola qui la rosticceria, hanno sempre un sacco di cosine buonissime. Guarda, sei bellissima, mamma mia. Grazie. Wow. Ok, non mi aspettavo questi complimenti così, comunque. Adesso sto tornando a casa perché nella rosticceria non avevano niente, stavano chiudendo prima perché non avevano nulla. E adesso devo tornare a casa perché ho una chiamata di lavoro. Ok, chiamata di lavoro finita, ragazzi, adesso esco di nuovo solo per andare in quella rosticceria, nell'altra rosticceria, a vedere se trovo ancora qualcosa, ma ci ho messo un sacco di tempo a finire questa chiamata, quindi spero che non sia troppo tardi per trovare qualcosa di buono. Fino a 10 minuti fa diluviava e adesso c'è di nuovo il sole, ragazzi, io non ci capisco più niente, veramente non ci capisco più nulla. Quasi arrivata, lì c'è la rosticceria, la vedete la bandiera italiana? Ci siamo quasi, che è una rosticceria anche molto conosciuta, si chiama Caldi e Freddi ed è sempre, sempre pieno di gente. Hanno un sacco di roba strabuona, ho preso un pezzetto di pizza margherita e altre cosine, adesso sto aspettando. Guardate che meraviglia, ragazzi, ho preso anche i cannoli siciliani. C'è una porzione di pasta che qui ho trovato. Questa è una parte buona. Oh, grazie! Grazie mille! Così assaggi pure quella della ricotta. Ti ringrazio. Grazie mille. Grazie. Ciao, altrettanto. Non potete capire quanto io adori poter parlare italiano qui. Quando capita. È bellissimo, proprio entrare in un negozio e dire buongiorno, fa strano ma è bellissimo.
che ormai è tanto che non torno in Italia, ragazzi, non so più quanti mesi sono che non torno in Italia. Che tra l'altro sarei anche potuta tornare in Italia, ma tra due tamponi da fare, un tampone da fare prima di scendere, due tamponi da fare prima di rientrare in Olanda, che tra l'altro uno deve essere quello rapido, entro 4 ore prima di montare sull'aereo, l'altro deve essere quello semplice, cioè quello classico, che non mi ricordo mai come si chiama, che si fa, prima era 72 ore dalla partenza, adesso sono 48, quindi ancora più difficile. In più c'è la quarantena adesso per chi arriva in Italia dall'estero, quindi sarei dovuta stare il primo giorno, che non si calcola, più 5 giorni rinchiusa a casa, quindi ci ho rinunciato a venire in Italia adesso, ma ho potuto cambiare il biglietto gratuitamente e l'ho spostato al 23 di maggio, o comunque fine maggio, quindi incrociamo le dita che a fine maggio io possa tornare in Italia. Cosa c'è? Gatto Denver ci tiene tanto a salutarvi, perché deve essere sempre lui il protagonista del video. Gatta Stellina, non lo so che cosa stia facendo lì. Bravo amore mio, bravo amore mio. Ti sei calmato? Mai. Comunque volevo farvi vedere le cosine che ho preso in rotisseria. Ho preso un trancio di pizza margherita che mangerò subito, strabuona. Poi ho preso una porzione di patate al forno, mi fanno buonissime. Poi ho preso, volevo prenderne solo uno, ne ho presi due, cannoli siciliani con il cioccolato e, come avete visto, quello piccolino alla crema me l'hanno regalato, è stato troppo coccolo. E poi, che noi a Trieste significa simpatico, carino, e poi ho preso per stasera anche una mega porzione gigantesca, vedo, di pasta al ragù. Wow, sei contento? Bravo Denver. Bravo Denver! Gatta Stellina è impazzita perché ho spruzzato questo spray, ragazzi, l'ho trovato su Zooplus, e questo è un catnip spray, è uno spray all'erba gatta e i gatti impazziscono. Ne ho spruzzato un po' su un giochino, un po' deve essere finito per terra e Audrey è impazzita. Brava amore, brava. Brava Stellina. In realtà, prima di dare la pappa ai gattoni, sono sempre strapiena di peli, volevo farvi l'unboxing della cosina che ho preso da Chanel. Penso sia meglio fare l'unboxing con la luce ancora naturale, piuttosto che poi con quella artificiale. Questa è la busta. Ta-da! Adesso vediamo. Allora, in realtà, come vi dicevo, cercavo un paio di scarpe che erano le ballerine che vi avevo fatto vedere in qualche vlog fa, avevo solo la foto sul cellulare, erano le ballerine con la punta nera a punta e avevano poi sulla caviglia la cinghietta con la scritta Chanel in oro, erano bellissime, avevano solo il 41, purtroppo io il 40, mi stavano enormi, l'unica volta che avrei voluto avere il piede più grande, cioè erano bellissime, bellissime, ma sono sold out in tutta Europa nel mio numero, quindi niente. Però ho trovato quest'altra cosina che mi è piaciuta subito, che è molto semplice, cioè in realtà non è niente di trascendentale, non è niente di particolarmente eclatante, adesso vedrete, però era una cosa che io volevo tantissimo e che ogni volta rimandavo perché pensavo sempre a prendere le cose appunto più eclatanti eccetera, però è una cosa che voglio da sempre, quindi arriviamo finalmente a questo unboxing. Vi sto appoggiando sul cavalletto della videocamera così ho entrambe le mani libere per farvi vedere. Ta-dan! Allora, qui non c'è la box, non ho capito. Allora, è il mio primo capo di abbigliamento. Siete un po' storti, mi sta la videocamera, vi raddrizzo, ok? Penso che sia un pochino meglio adesso. È il mio primo capo di abbigliamento Chanel, quindi non è, cioè se non contiamo le scarpe naturalmente, però non è appunto una borsa stavolta. E non so se sia cosa standard per tutti i capi di abbigliamento, ma non mi hanno dato la box, c'è solo la, la borsa da shopping e questa busta. Ci sono un po' rimaste onestamente, non che io abbia bisogno di altre box, scatole nere Chanel che ho tipo la fila, non so neanche più dove metterle, però non so se questo è lo standard. Comunque questa è la busta, c'è il logo qui, dall'altra parte invece è tutta traforata,
è molto bella, devo dire, e per viaggiare vorrei averne di più. Se devo essere sincera, sono super super utili. E c'è il logo anche qui sulla cerniera, non so se riuscirete, insomma c'è la scritta Chanel. Vediamo, vediamo, vediamo. Ta-ta-ran. Ah ok, il pacchettino me l'hanno fatto praticamente così. Eccola qui, la camelia, adoro. Vorrei però fermarmi solo un secondo, faccio l'unboxing in velocità dal cellulare, così poi lo metto su TikTok, anche su Instagram, perché mi scrivete in molti, io non ho TikTok, anche su Instagram, e poi faccio l'unboxing anche qua, multitasking. Ok, unboxing fatto, ragazzi, l'ho riavvolta. Nastrino, camelia, ta-ta-da! Oh mio Dio, ok, ci siamo. Allora, è una t-shirt che in realtà è abbastanza attillata, quindi una volta che la indossi in realtà il logo diventa enorme, qua sembra piccolino. È una t-shirt abbastanza pesantina come cotone e la adoro. E appunto, come vi dicevo, non è una di quelle cose wow da collezionisti eccetera, è un capo molto semplice, molto easy. Il fatto è che ogni volta che da Chanel vedevo appunto capi così semplici ed easy non attiravano mai la mia attenzione, perché c'era sempre qualcos'altro di più sbrilluccicoso, di più non lo so, di più rosa, sempre qualcos'altro. E poi ogni volta mi pento di non aver preso una t-shirt, una maglia semplice, versatile, da poter mettere sempre con qualsiasi outfit, sia sportivo che elegante eccetera. Finalmente mi sono decisa, visto che appunto non c'erano le scarpe, facendo un giretto ho visto questo e mi sono detto ok, forse è la volta buona che prendo una cosina un pochino più semplice, un pochino più portabile, ma che posso sfruttare tantissimo. E quindi mi sono finalmente decisa. Eccola qui, c'è il tipo un risvoltino sulle maniche e poi qua sotto c'è una, ecco così forse riuscite a vederla, c'è il logo in questa, tipo questa spilla piccolina ma molto carina. Quindi questo è il mio acquisto, so che non vi aspettavate una cosa così semplice da me, non mi aspettavo neanch'io una cosa così semplice da me, però appunto ogni volta mi pento, poi non ho mai preso, c'era una t-shirt l'anno scorso che mi piaceva tantissimo, che era anche molto molto semplice, semplicemente con la... anche molto semplice, semplicemente con la scritta, vabbè era molto semplice, c'era solo la scritta, non l'ho presa perché mi sembrava troppo... niente di che, niente di particolare, e mi sono pentita tantissimo poi, perché avrei potuto metterla e sfruttarla in mille occasioni diverse. E quindi appunto mi sono finalmente decisa. C'era anche bianca con la scritta nera, le ho provate entrambe, però quella bianca non era trasparente, ma le magliette bianche sono sempre un po' più, vedo non vedo, cioè si vede sempre un po' sotto, e quindi alla fine poi penso che nera sia più, non lo so, forse un pochino più elegante da portare un po' in tutte le stagioni, perché appunto con un cardigan sopra questa posso portarla tranquillamente anche quando fa freddo, perché è parecchio parecchio strutturata e ha queste, non so se le avete viste, ha le costine eccetera. Comunque naturalmente me la vedrete indossata prestissimo. Qui c'è semplicemente l'etichetta, eccolo, questo è il codice del top, e la taglia che ho preso è la 40, che sarebbe la 40 europea e sarebbe una 44 italiana. Mi stava bene anche la 42 italiana, però preferisco sempre prendere la 44, così un pochino più lunga, che sono molto alta. Quindi sì ragazzi, questo è quanto per il mio haul, mini haul in un vlog di Chanel. Io adesso esco per un paio d'ore e noi ci rivediamo quando torno, ragazzi. Scusatemi se vi tengo un po' fuori dalla mia sfera romantico, appuntamenti eccetera, scusatemi. Quindi sì, io adesso esco e noi ci vediamo non più tardi delle 22 perché c'è il coprifuoco. Ah, prima di uscire ragazzi volevo chiedervi un consiglio, visto che siete sempre una fonte inesauribile di consigli super utili anche per la casa. Allora, io avevo questa porta che continuava a scricchiolare tantissimo, effetto film horror, ok? Quindi ho comprato quello spray tipo lubrificante e l'ho spruzzato, e adesso la porta non fa più, adesso vi faccio sentire, non fa più nessun tipo di rumore creepy, niente di niente. Però adesso
è talmente scivoloso il tutto che la porta si chiude da sola e non riesco a farla stare aperta in nessun modo. So che potrei acquistare uno di quei tipo quei gancetti da applicare al muro, però dovrei applicarlo al muro con le viti e mi secca un po', perché comunque sono in affitto, cioè potrei anche farlo, non se ne accorgerebbero nemmeno, anzi, però preferirei evitare. C'è un modo per far sì che questa porta rimanga aperta senza doverci mettere ogni volta qualcosa sotto? Anche perché qui, come potete vedere, questa porta è parecchio alta, quindi se io vado a bloccarla con qualcosa deve essere qualcosa di molto alto, perché se la blocco tipo qua continua ad aprirsi e di solito ad un certo punto la scatola o qualsiasi cosa cade. E non è bello da vedere se comunque metto qualcosa qua. Quindi, se avete un consiglio per questa porta che non rimane aperta, scrivetemelo nei commenti, perché può sembrare una stupidaggine, ma ci sto litigando da un po'. Tornata a casa, naturalmente mi sono subito messa comoda. Questa è la felpa del mio merch, ragazzi. Sono io con la mia cover Louis Vuitton. Come sempre trovate tutte le cosine del mio merch sotto, perché mi chiedete sempre, è sotto la schermata del video YouTube, quindi se scrollate un po' giù su questa schermata dovreste vedere tutte le cosine. Ci sono la felpa, le t-shirt, anche tutto il merch di Gatto Denver. Comunque adoro, perché ogni sera rientriamo, io e le mie vicine rientriamo sempre tipo 3 minuti prima delle 10, appena in tempo prima del coprifuoco, vabbè. Comunque mi sa che qui c'è un gattino tutto bianco? C'è un gattino tutto bianco? Ma ciao! Cosa hai fatto tu nel frattempo? Hai fatto la nanna, amore mio? Hai fatto la nanna? Ciao! Sei geloso? Sei gelosetto? Che non sto con Gatto Denver? Sei tutto bianco, amore mio. Guarda che pancia tutta bianca e tutta soffice. Oh, se ne va via offeso. Ok, tu mi hai abbandonato. Amore mio. Devo ancora mettere a posto tutte le cosine stirate. Qui c'è Gatta Stellina. Ciao. Ciao, patatina. Ciao, patatina. Lei non si sarà manco accorta che me ne sono andata, per quanto mi calcola Gatta Stellina. Adesso ragazzi io mi metto a lavorare al computer, devo rispondere a diverse email e preparare qualche fattura, quindi mi sa che vi saluterò qui, perché poi non appena finisco mi metterò a montare questo video, il video per domani, che spero siate contenti che sia un vlog, perché vi leggo sempre i vostri commenti, e quando mi chiedete in tanti una cosa, in particolare in questo caso i vlog, vi vedo sempre, tranquilli che vi vedo. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, io vi mando come sempre un bacio enorme, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e io e Gatto Denver vi salutiamo, vi diamo la buonanotte o il buongiorno, qualsiasi momento della giornata sia per voi. Ciao amore mio, vuoi salutare amore mio? Ciao ragazzi, ciao, ciao ragazzi. Cosa cigoli? Che? Ciao.